Torna l'incubo delle macchine in fiamme nella notte a Battipaglia. Questa volta sono state colpite delle vetture in via Van Vitelli nel quartiere Belvedere. Si tratta di una Hyundai Santa Fe, una Panda ed una Citroen. Il fatto di cronaca questa notte, poco dopo l'una. Non si conosce al momento il motivo di questo ennesimo fatto di cronaca, se siano delle fiamme dolose o colpose. Per le verifiche del caso sono giunti sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per le indagini del caso. Gli inquirenti hanno circoscritto la zona con il classico nastro bianco e rosso per impedire che nessuno potesse toccare le auto e quindi per evitare che si potessero inquinare le eventuali prove. Ad ogni modo in città lo strano fenomeno delle auto in fiamme ha ormai interessato oltre 10 macchine. L'ipotesi potrebbe essere quella di un eventuale cortocircuito anche se molto probabilmente ci sarebbe la mano dell'uomo. Comunque i cittadini invocano controlli e maggiore presenza di forze dell'ordine e delle telecamere.